Come si chiama? Guido Mambella. Guido, un cenno sulla sua storia. Intanto è inconsueto, ho visto gente allenarsi la mattina all'alba, dalle mie parti, io abito a Coviolo. È di moda? Era da un po' che non lo vedevo. È per avere un appoggio? Parlo di questo. No, è perché sono un appassionato, più che un frequentante, di sentieri. Quindi anche in città a questo dal momento che i segnavia del CAI sono stati messi a partire dal centro della città, amo pensare che ogni mio tratto in città sia l'inizio di un sentiero che mi porta fuori. Che meraviglia. E quindi porto un bastone. Poi mi sento vicino a lei, sono stato ridicolizzato spesso. Perché sa, viviamo in uno stranissimo mondo sul quale io faccio satira. La satira, se ci sono i grandi, la consenti. Se sono io, sono un malato di mente. Mi sono presentato in tanti contesti in quel modo, di proposito, ma contesti di basso livello, con tutta la simpatia. Le Zebre Parma sostengono di avere anche 1200 spettatori, spesso sono poche centinaia, i biglietti meno cari costano 5 euro, capisci? In tantissimi li regalano, è un esempio. Ed è curioso vedere un uomo di cultura, poi ci arriveremo, con i sandali. A me, cioè, siccome non sanno dove attaccarmi, mi dicono di tutto, sei presuntuoso, molesti. No. Il mondo funziona così. Lavori in una grande testata, Carlino Gazzetta, all'infinito sei un giornalista. Quindi conduci, nel mio caso, disturbi. Sì, ma il problema fondamentale per i giornalisti è che esiste ancora un ordine. Dovrebbero sopprimere l'ordine dei giornalisti. Fine. E così chi vuole scrivere, scrivere, basta, non serve essere patentato. Ma torno, caro Guido, un accenno alla sua storia. È in pensione adesso? No? Quanti anni ha? Se ne va? 67. Di dov'è? Originario. Allora, la risposta è complicata. Comunque, sono un italiano medio orientale. Sì, di dov'è il paese, dico? Non è facile rispondere. Sono, diciamo, origini abruzzesi. Paese? Trapiantati. Paese di Abruzzo? Anche lì è complicato. C'è un paese di mia madre, c'è un paese... E me li dica! Appunto, origine... Mia madre era di Lanciano, mia nonna era di Vasto. Petti.